Eccoci in diretta, ciao a tutti, benvenuti. Vediamo chi arriva di qui a poco. Vediamo se qualcuno si collega sabato sera, se siete connessi. Grazie per la prima persona che sta arrivando. Sono contenta. Ecco anche un'altra persona, grazie. Vediamo se arrivano i commenti. Ecco, dovrebbero essere visualizzati qui. Perfetto. Grazie a tutti. Se avete voglia già di scrivermi, così vedo se mi sentite, se mi vedete, se è tutto ok. E poi cominciamo la nostra diretta di questa sera. Grazie di essere qui. Sabato sera invece. Magari di andare a divertirvi. Grazie di tutti. Se avete voglia di scrivere qualche commento per dirmi se mi sentite, se mi vedete bene, se l'audio è a posto, se è tutto ok. Grazie. Vi sto parlando, sono qui in esterno e così vedo anche se vedo i vostri commenti perché vorrei essere sicura di visualizzarli. Buonasera Marina, grazie. Ciao Sara. Ecco, mi sentite bene? Mi vedete? Tutto a posto? Sono qua in esterna. Oddio, cosa ho fatto? Ecco qua. E spero che le zanzare mi lasciano in pace. E fare questa diretta, fare la nostra meditazione serale per questo nuovo mese, per il mese di agosto che inizia oggi, oggi 1º agosto. Sono contenta di essere qui con voi a fare questa diretta, sperando di portare delle buone energie per il vostro mese estivo. I mesi estivi, se abbiamo una pausa dal lavoro, sono dei buoni momenti per mettere dei semi, per seminare e poi raccogliere i frutti a settembre. A volte quando la mente è più tranquilla, quando siamo più, diciamo, abbiamo la possibilità di rilassarci, di uscire dallo stress, possiamo inserire dentro di noi dei semi di luce che poi andranno a, diciamo, germogliare al momento opportuno. Buonasera, aspetta che leggevo. Buonasera Graziella, grazie Sara. Che audio e video ok, grazie Marina, grazie Rita. Benissimo, allora possiamo cominciare questa serata. Stavo pensando come iniziare questo mese di agosto, dicevo sempre mettendo dei semi di luce dentro di noi per cercare poi di orientare la nostra mente, i nostri pensieri, la nostra visione della vita, la nostra prospettiva di vita, anche il nostro dialogo interiore verso quella positività che ci porta a orientare l'interpretazione di ciò che ci accade in un modo positivo e, come dire, che ci aiuta ad andare avanti, a procedere invece che bloccarci. Buonasera Roberta. E quindi l'idea è quella di capire che nella nostra vita, cioè, sempre avremo pensieri negativi, sempre avremo delle esperienze che ci portano a sentirci male, a disagio, in tante situazioni diverse. Quando questo accade, non possiamo, diciamo, sempre lottare contro noi stessi. L'importante è imparare ad accoglierci. In questo momento, diciamo, di lavoro con le persone che sto facendo anche individualmente, mi arrivano sempre persone alle quali è importante insegnare la capacità di accogliere se stessi, cioè di accettare. Quindi se io ho dei sentimenti negativi, se non sto reagendo bene alle situazioni, se non sono all'altezza di quello che vorrei essere, già la mia evoluzione interiore, quindi magari all'altezza di reagire positivamente a ciò che accade, la cosa importante prima di tutto è accettare quello che c'è. Accettare quello che c'è significa fermarsi, prendere un bel respiro, osservare come mi sento e mentre osservo la cosa più importante che mi posso dire è quella di dire sono insieme a me.
accolgo, accetto me stessa, mi osservo senza giudicarmi, perché la mancanza di giudizio, l'assenza di giudizio, la sospensione del giudizio sono atteggiamenti importanti, e poi mi osservo, respiro e poi procedo, cioè continuo a fare quello che stavo facendo prima. Cerco di capire su che cosa sono impegnata, dove stavo cercando di andare e continuo, procedo, cioè non permetto a ciò che mi accade o alle sensazioni che ho, alle emozioni di bloccarmi, ma mi do la possibilità di procedere. Sono un'anima ricca di valore e di qualità, questa è, diciamo, la consapevolezza che vorrei, come dire, a crescere attraverso queste dirette, attraverso le nostre meditazioni, e quindi cercare di capire che cosa significa, perché questo pensiero mi può aiutare. Buonasera Maria Rosaria, grazie di avermi scritto. Buonasera Cinzia, e grazie di essere qui. Sono contenta di poter condividere questa qualche emozione, qualche sentimento, qualche pensiero, considerazione, riflessione che ci mette in connessione con le riflessioni che sorgono spontanee nel momento in cui noi ci connettiamo con la nostra natura spirituale. Quindi, che cosa accade, che cosa emerge dentro di me se io penso a me stessa come un'anima, se io comincio a connettermi con l'anima e con gli angeli e vedere cosa accade, perché questa cosa, l'importante è sempre risvegliare pensieri di anima, sentimenti di anima dentro di noi. Grazie Cinzia, grazie Slavi, sono contenta che sei qui. Grazie Anna Chiara, buonasera, grazie a tutti, veramente sono molto contenta di condividere questo momento con voi. Che cosa significa essere anime ricche di valore e di qualità? È un qualcosa che faremo esperienza. Ognuno, per ognuno di noi, per ognuno di voi significherà qualcosa di diverso, ognuno di voi darà un sentimento, un'emozione differente nel corso della meditazione, e tutto è valido, tutto è positivo, tutto è un significato, perché è il pensiero di essere ricche di valore e di qualità che genera in noi memorie, che genera in noi riflessioni, che genera in noi una catena di pensieri che noi dobbiamo alimentare. Nel mio libro Siamo anime ricche di valore e di qualità, che è anche, diciamo, la base di questo progetto, all'inizio troverete la meditazione di un minuto, che è proprio l'espansione all'interno di un minuto del concetto di essere anime ricche di valore e di qualità e di come le varie qualità dell'anima ci possono sostenere in ogni momento della nostra vita. Si tratta di dedicare del tempo a allineare i nostri pensieri con questa, diciamo, con questa verità, con questa conoscenza, che è una conoscenza spirituale che io ho anche appreso attraverso le varie scuole di meditazione che ho frequentato, in particolare l'ultima che ho frequentato per 4 anni consecutivi, che è la Brahma Kumaris, dove ho imparato tante di queste conoscenze e fatto proprio esperienza attraverso la pratica di meditazione. Tutte le esperienze che ho fatto nel corso della mia esperienza nelle scuole di meditazione le ho cercate di sintetizzarle in questo percorso di essere anime ricche, di cominciare a contattare la nostra anima interiore e di contattare l'energia divina. Contattare Dio, contattare l'energia divina, il creatore, è molto importante. Buonasera Alessandro, e che saluta anche tutti. Ciao. Quindi anche la connessione con l'anima, essendo noi anime, quindi entità spirituali, abbiamo un canale diretto con colui che ci ha creato. Il Corso in Miracoli in questo periodo sta facendo, che è il testo spirituale che io seguo sempre, sta facendo tutto un ripasso proprio sul tema io non sono un corpo, io sono libero perché sono tuttora come Dio mi ha creato. Riconoscere la nostra natura di anima significa riconoscere che al di là di tutto quello che noi stiamo sperimentando di noi, noi siamo tuttora come Dio ci ha creato. Cioè siamo sempre e per sempre ciò che Dio ha creato all'origine.
Ciao Alessandro, grazie di essere qui. Quindi noi siamo tuttora come Dio ha creato, anche questo è un pensiero che ci aiuta a connetterci con la nostra identità di luce, di anima. Io sono tuttora come Dio mi ha creato. È una delle, oltre alle scuole di meditazione che io ho frequentato, diciamo che la mia guida spirituale principale è stata sempre il Corso in Miracoli, che ho studiato da autodidatta, però continuativamente. È una delle frasi che amo di più e quindi vi invito a inserirla nel contesto dell'essere anime ricche di valore e di qualità. Ciò che mi garantisce la ricchezza dell'anima è che io sono tuttora come Dio mi ha creato. Dio è infinito, Dio è ricco, la creazione è un pensiero ricco nella mente di Dio e noi siamo anime ricche in connessione con questa abbondanza, prosperità, infinite possibilità che esistono nella mente di Dio, l'infinitezza di Dio, la ricchezza di Dio è la garanzia della ricchezza della nostra anima. Quindi la connessione con l'anima è anche una connessione che va con Dio. Noi dobbiamo coltivare tre tipi di relazioni importanti: quella con noi stessi, quella con Dio, la nostra fonte, gli angeli, le creature di luce, e poi dopo quella con gli altri. Quella con gli altri arriva in secondo piano perché se abbiamo rafforzato la relazione con noi stessi e abbiamo attinto dalla fonte di amore, dalla connessione con Dio, la forza, la sicurezza, questo ci dà la possibilità di uscire dall'insicurezza dell'ego e di rapportarci agli altri attraverso, diciamo, la nostra natura più elevata. Gevi mi dice: ho bisogno di un tuo giudizio, sono Michela, puoi? Che donna sono in realtà? Grazie. Oh, fammi qualche domanda in più, dammi qualche che tipo di giudizio vuoi. Io in genere non uso, cioè non ho un giudizio, non ho una definizione delle persone, preferisco andare oltre a vedere in ogni persona l'essenza spirituale, l'anima. Quindi ciao Antonella, piacere. Quindi se anche mi ritrovo davanti anche alle persone che conosco, anche mio marito e i miei figli, li guardo sempre come persone nuove, cioè cerco sempre di chiedermi chi è la persona che ho di fronte a me. Più che definirla, chiedere ma chi è questa persona, o chiedere a me stessa chi sono io, chi sei veramente. A volte lo chiedo anche direttamente a loro e questa domanda risveglia in me e in loro, secondo me, magari non ne sono consapevoli, però risveglia anche nella relazione l'energia dell'anima. La domanda chi sono è una bella domanda, ma non deve arrivare ad un giudizio o ad una definizione della persona. A volte avere una personalità non troppo definita non è un male, perché se io mi identifico troppo con i miei ruoli, con il mio modo di pensare, con ciò che mi piace, ciò che non mi piace, limito la mia anima alla mia personalità. E l'anima non è la nostra personalità, è un qualcosa che va al di là della personalità. Quindi io non riesco a darti, a parte che non ti conosco, un giudizio su di te, Michela. Che donna sei in realtà non mi permetterei mai di definirlo, ma ti invito a domandartelo: chi sono io? Che donna sono in verità, verso dove sto andando, da dove vengo, cos'è importante per me? Quindi di andare a fondo dentro di te nel comprendere qual è il tuo bene, che cosa è importante per te e dove vuoi andare e chiederti chi sono io, ma chiederlo a te stessa con il cuore e non avere per forza una risposta, lasciare emergere delle conoscenze anche non verbali, delle sensazioni, delle percezioni, e chi sei tu è un qualcosa che è un'energia che può emergere semplicemente dalla domanda chi sono io, e magari adesso lo facciamo nella meditazione, è una risposta che può emergere semplicemente dandoti una sensazione di piacere di essere te stessa, punto e basta. Buonasera Martina, e prima di iniziare la meditazione ho aperto il libro
per vedere con la mia domanda che ho fatto è cosa significa essere anime ricche e come ve lo posso spiegare oggi. E la pagina che è venuta mi è sembrata interessante per indirizzarci anche a come utilizzare questo pensiero nella vita quotidiana. E quindi ve la leggo, portate pazienza perché adesso qua fa un po' buio. E comincio la lettura. Sto leggendo un paragrafo che si chiama Tutto è illusione, quindi può essere disfatto. E questo si sposa bene con il pensiero sono tuttora come Dio mi ha creato, perché ciò che Dio ha creato va al di là dell'illusione di dolore e di sofferenza, e quindi tutto è un'illusione, quindi può essere disfatto. Vuol dire che quello che io sono, ciò che Dio ha creato, non può essere disfatto. Io sono tuttora come Dio mi ha creato, anche se ho fatto altri tipi di esperienza. Quindi si sposa bene con questa lezione di questi giorni del Corso in Miracoli. E il libro Siamo Anime Ricche dice, adesso in questo paragrafo, questo: puoi attraversare la vita serenamente, perché ogni cosa che devi affrontare ti trova attrezzato delle qualità della tua anima. Dal momento che sei un'anima ricca di luce e che sei qui sulla terra per conoscere il bene e il male, ciò che vivi è solo un'esperienza di percezione. Se ad esempio ti senti debole, umiliato e inadeguato, si tratta solo di un'illusione, di degrado della tua identità di anima, che è funzionale, questa illusione è funzionale all'apprendimento, ma non ha il potere di cambiare la realtà di ciò che tu sei, forte, degno di rispetto, ricco di valore e di qualità. E io aggiungerei, sei tuttora come Dio ti ha creato. Niente e nessuno può privarti delle qualità della tua anima e impedirti di attingere ogni volta ad esse. E le qualità sono in te per sostenerti in ogni circostanza. Quindi tutta la sofferenza che hai subito, tutto il male che hai commesso, sono accaduti, ma i loro effetti possono essere dissolti dentro di te tramite il perdono. Il perdono consiste nel percepire solo esperienze, nel non percepire la colpa, nel superare il dolore dell'ego, e comprendere che la commedia terrena non è la realtà, non ha il potere di distruggere ciò che sei, quindi ripeto ciò che Dio ha creato quando ti ha creato all'origine, quindi non ha il potere di distruggere ciò che sei e ciò che sono i tuoi compagni di viaggio, e cioè anime, entità spirituali. Quando intendo anime, entità spirituali, intendo, come dire, entità incorporee, cioè quello che sopravvive di noi una volta che abbiamo lasciato il corpo. Questo non è per sminuire, diciamo, la nostra forma fisica che dobbiamo rispettare e usare, nel senso che attraverso questo corpo noi facciamo le esperienze e dobbiamo riuscire a starci dentro e accogliere le esperienze. Ma quando le esperienze diventano troppo difficili, la conoscenza di essere anima, il ricordo di essere anima ci aiuta ad attraversarle più come un'illusione che come una realtà che ci può distruggere. Un'illusione cosa significa? Che magari soffriremo, proveremo la sofferenza, ma questo non ci toglierà il valore, non ci toglierà, non può togliere ciò che noi siamo. Quindi abbiamo la possibilità di ritornare alla luce, di ricreare noi stessi e di ritornare ad essere liberi come Dio ci ha creato. Avevo citato all'inizio di questa diretta la frase, la lezione del Corso in Miracoli del ripasso di questi giorni, che è: io non sono un corpo, io sono libero poiché sono tuttora come Dio mi ha creato. È una frase, è un insegnamento che a me ha sempre colpito quando ho studiato il Corso in Miracoli e che, di cui ho trovato conferma nelle scuole di meditazione e che è in linea con l'essere anime ricche di valore e di qualità. Vedo alcuni commenti, finisco di leggere e poi leggo e vi rispondo. Quindi il perdono consiste nel percepire solo esperienze, nel non percepire la colpa, nel superare il dolore dell'ego e comprendere che la commedia terrena non è la realtà, ha il
il potere, non ha il potere di distruggere ciò che sei e ciò che sono i tuoi compagni di viaggio, cioè anime. Il perdono è dunque una correzione della tua percezione di te stesso, dei tuoi simili e del mondo. Ma questo non significa naturalmente che si può fare il male impunemente e che non siamo chiamati ad una condotta pura e giusta. Significa solo che siamo chiamati a non sprecare le nostre energie nel vittimismo, nelle critiche e nei pensieri negativi, ma a orientare le nostre energie proficuamente per ritornare alla luce, per ritornare a essere anima, sviluppando le qualità e contribuendo in modo utile allo sviluppo e al miglioramento della nostra vita e della vita del nostro prossimo. Ecco, questo è il passo del libro Siamo anime ricche di valore e di qualità che vi ho letto oggi. Tutta illusione, quindi può essere disfatto. E questo per dire appunto che io sono tuttora come Dio mi ha creato, è la base della nostra possibilità di ritornare alla luce, qualsiasi sia stata l'esperienza che abbiamo fatto in questo momento della nostra vita o nel corso della nostra vita, perché a volte le nostre vite iniziano già con una grande dose di sofferenza e questa sofferenza si ripercuote e si ricrea di nuovo nel tempo. A volte invece la sofferenza arriva nel mezzo del cammino di questa vita, e però nessuno di noi è, come dire, è esente, è privo di esperienze difficili. E quindi dobbiamo trovare una chiave per attraversare le difficoltà della vita, per attraversarle rimanendo centrati o avendo almeno una bussola, un orientamento, un faro che ci riporta al nostro centro, quindi alla nostra identità spirituale, alla nostra identità di anima, quindi alla capacità di non mettere mai in discussione il nostro valore. Gevi mi dice: è la prima volta che ti vedo, non avevo ben capito di cosa tu stessi parlando. Ora ti spiego, sono portata ad essere altruista, aiuto molto, ma a volte sono tradita, proprio da chi mi aspetta, proprio da chi, scusate, devo togliere gli occhiali, aiuto, non lo vedo, ho perso il segno, ma a volte sono tradita proprio da chi mai mi aspetterei. È una vita che ho sofferenze e mi sento dire che sono egoista, poiché porto le mie storie, ma pare non voglio ascoltare quelle degli altri. In verità ho gravi problemi non risolti, secondo me perché non vengo aiutata quanto io aiuto gli altri. E ciò mi rende forse un pochino egoista, ma credo con ragione. Mondo, se mi sono spiegata. Se no, grazie comunque, un abbraccio. Sì, ti sei spiegata, grazie. Non mi ricordo il nome che hai, Gevi Daniele. No, non mi ricordo più. Comunque, adesso vedo se posso darti una risposta. E vediamo. Buonasera, Antonella. Buonasera a tutti, dice Antonella. Allora, non so se riesco a darti una risposta completa. Quello che posso dire è questo: aiutare gli altri. Grazie Alessandro. Aiutare gli altri è una cosa molto bella e dobbiamo contribuire al nostro benessere, al benessere delle persone che ci circondano. Però l'aiutare gli altri è importante essere colmi, cioè colmi di qualche cosa che, cioè come dire, noi possiamo dare se siamo pieni, ne abbiamo in abbondanza e quindi possiamo estendere fuori di noi ciò che abbiamo creato dentro di noi. Questo non significa che non possiamo aiutare gli altri anche se, diciamo, non siamo ancora completamente colmi. Buonasera Roberta, così. Però, dobbiamo stare attenti a dare, ad essere troppo altruisti, depauperando noi stessi. O, sembra banale, lo diciamo tutti, dare aspettandosi qualcosa in cambio.
È un argomento delicato, però un po' di sano egoismo è importante, per questo che io dico, noi abbiamo tre relazioni da curare importanti, la relazione con noi stessi prima di tutto, la relazione con la fonte, con Dio, con gli angeli in secondo luogo e poi in terzo luogo la relazione con gli altri. Questo perché? Perché come te, ma tutti noi, abbiamo prima delle nostre ferite da guarire, abbiamo delle cose da mettere a posto dentro di noi. E quindi è meglio guarire le nostre ferite passate e poi estendere questo favore che abbiamo dato a noi stessi agli altri, quindi aiutare gli altri, sostenere gli altri a guarire le loro. Però nell'aiuto, siccome tante persone hanno problemi con l'aiuto, cioè molte persone hanno bisogno di aiuto, vogliono l'aiuto, ma non lo sanno ricevere, non lo sanno ricevere o non lo vogliono ricevere o non sono, diciamo, completamente tranquille quando lo ricevono e spesso non lo riconoscono come aiuto perché vorrebbero un aiuto diverso da quello che noi diamo. Quindi quando vogliamo dare un aiuto a una persona che non ce lo viene a chiedere oppure che ce lo chiede in qualche modo, dobbiamo chiedergli anche che cosa posso fare per te, in che modo posso aiutarti, vorrei aiutarti, vuoi il mio aiuto? E se la persona non lo vuole, non glielo dobbiamo dare. Se lo vuole, dobbiamo cercare di comprendere di che tipo di aiuto ha bisogno la persona e responsabilizzarla della relazione d'aiuto che stiamo cercando di creare con lei, perché l'aiuto è una collaborazione, è una collaborazione per il bene di quella persona, perché in quel momento noi ci focalizziamo sul bene di questa persona e siamo per lei e in quel momento possiamo anche chiedere l'aiuto. Quindi dire, guarda, io oggi mi focalizzo su di te per aiutare te a trovare le tue soluzioni al tuo problema e poi però magari ho bisogno anch'io. E quindi in un secondo momento, in un altro momento, ti chiederò di sostenermi se puoi. Se la persona non vuole, non può, non è in grado di aiutarvi, non è obbligata a farlo. Bisogna però imparare a chiedere l'aiuto di cui abbiamo bisogno, non darlo aspettandoci che gli altri ce lo danno. Roberta dice: non gli basta mai, ti svuotano. È vero, ci sono persone che ci succhiano energia, che ci chiedono l'aiuto, però magari è anche un aiuto che noi non vogliamo dare. Perché tante persone, quelle che non gli basta mai, ti svuotano, cioè non è che ti stanno veramente chiedendo un aiuto per crescere, vogliono la tua attenzione, non è detto che ti stanno veramente chiedendo un aiuto e che lo stanno valorizzando il tempo, l'energia e l'aiuto che tu stai dando loro. Se questo accade, noi dovremmo essere attenti a non entrare troppo in questo tipo di relazione perché ci svuota, come dice Roberta. Non dobbiamo mai svuotarci per gli altri. Al limite, se con quella persona ci sentiamo che ci svuota, dobbiamo per un po' di tempo magari chiudere, interrompere la relazione, ricaricarci e magari poi dopo, se siamo colmi di energia, possiamo di nuovo tornare ad aiutare questa persona. Io mi ricarico molto nella meditazione con Dio come fonte di energia, come fonte di amore, come fonte di luce, come capacità, come capacità di creare in me un sentimento di pienezza. Cioè, spesso il sentimento di pienezza, di aiuto, lo trovo nella meditazione, nella pratica del Theta Healing che faccio su me stessa e sugli altri. Perché il creatore, Dio, crea in me dei sentimenti di appagamento, di pienezza e quindi io poi posso dare anche agli altri. Quindi a volte io do a delle persone, queste persone non mi restituiscono quello che io do a loro come aiuto. Quindi non è da loro che mi arriva il ritorno, però ho una fonte a cui attingere. Quindi quando vado non vado mai sprovvista e se mi sono svuotata vado a ricaricarmi. Quindi a riattingere energia dalla fonte, dal creatore. È una pratica che va un pochino fatta nel tempo, quindi io sono un'anima ricca di valore e di qualità,
in quanto anima sono connesso con Dio, con gli angeli, mi metto in connessione con Dio, chiedo a Dio di darmi di guarire le mie ferite, di portarmi amore, di farmi sentire amato, di farmi sentire colmo, poi dopo ho la possibilità di dare agli altri. Se poi vedo una persona davanti a me, a me naturalmente le persone si rivolgono direttamente per chiedere l'aiuto professionalmente, quindi diciamo è più facile perché quando l'aiuto è richiesto è più facile, che quando invece l'aiuto non è formalizzato, ma è un continuo chiedere senza te l'ho chiesto ma non te l'ho chiesto, no? E tu ti ritrovi ad aiutare delle persone che poi dopo non te lo riconoscono, magari sono anche capaci di dirtelo ma non te l'avevo chiesto, invece in una forma indiretta l'hanno chiesto. Quando dicevo le persone vengono da me, la cosa importante è comprendere che ogni persona è guidata, ogni persona ha le sue guide, i suoi maestri, i suoi angeli di luce che l'accompagnano. Se la persona vi chiede l'aiuto, sviluppate come volete, trovate un modo, ma dovete capire che dovete comunque aiutarla a ascoltare la sua voce interiore, la sua guida interiore, le sue guide, i suoi angeli di luce, chiedere, chiamare sempre in campo le loro guide di luce, perché, come dire, tutto l'aiuto che poi verrà dato, anche se arriverà l'idea in testa a voi per dare a loro un messaggio, sarà tutto guidato dal fatto che vi state relazionando con l'anima, vi state relazionando con l'identità spirituale, con l'anima ricca, quindi non con una persona bisognosa, ma con un'anima ricca che è connessa con le sue guide, i suoi angeli, con Dio, e quindi lì si può fare un buon lavoro di aiuto. E in questo tipo di aiuto vedrete che anche la vostra energia non viene persa. Dobbiamo, anche quando aiutiamo gli altri, pensare che siamo anime ricche e loro lo sono. E quindi collegarci nella relazione con noi stessi e con la fonte. Fonte io dico sopra, ma la fonte divina è dentro di noi. Quindi la relazione con se stessi, la relazione con la fonte è importante, proprio anche poi per arrivare nella relazione con gli altri senza essere prosciugati, ma rimanendo centrati oppure ricaricandosi se nella relazione con gli altri ci svuotiamo, cioè anch'io mi svuoto spesso nelle relazioni con gli altri, oppure subisco le influenze negative delle persone che magari in quel momento sono in relazione con me, con delle attivazioni, delle dinamiche che non sono, che possono non essere proprio le più amichevoli, no? Non mi capita spesso, però a volte capita, non è mai una cosa aperta, però magari sotto sotto ci possono essere delle invidie, delle incomprensioni, delle difficoltà. E in quel caso allora io cerco di pulire la mia energia, di pulire l'energia della persona, di pulire l'energia della relazione, di chiedere sempre l'intervento dell'energia della mia anima, dell'energia divina, dell'energia degli angeli. Se io penso di essere un'anima, ho sempre una via d'uscita, qualsiasi sia la situazione, perché l'anima è connessa con Dio, è tuttora come Dio l'ha creata, quindi può sempre ripulirsi, ricentrarsi su un principio di positività interiore. Ecco, questo diciamo quello che mi viene da rispondere. Ci sono altre domande? Rispondo un attimo, poi procederei verso la meditazione. In genere mi tengo vicino al computer acceso, oggi non ce l'ho, non riesco a vedere che ore sono. Aiuto, vediamo se riesco da qualche parte a vedere l'orario. No, andrò a braccio. Qualcuno di voi mi dirà che ore sono, perché non ho un orologio per capire. E dal cellulare non. Io sto facendo la diretta dal cellulare, non riesco a vedere l'orario. Se qualcuno mi dice che ore sono, mi fa piacere, mi fa un piacere. Grazie per il cuore, grazie Roberta, grazie a te. Se avete un'altra domanda, poi ditemi anche che ore sono, passiamo a fare una meditazione. Marina dice: come si fa a sentire le guide interiori? Sono le 21:32, grazie Alessandro.
Come si fa a sentire le guide interiori? Ne sento tanto parlare, ma trovo difficoltà a capire il modo. Grazie Marina per la domanda. Adesso magari nella meditazione proviamo a fare l'esperienza. 21:32, 21:33, perfetto, grazie. Sì, abbiamo una bella mezz'oretta di meditazione che possiamo fare molto volentieri. Allora, riprendo la domanda di Marina, aspetta che torno indietro. Come si fa a sentire le guide interiori? Ne sento tanto parlare, ma trovo difficoltà a capire il modo. È una volontà, cioè voler sentire la propria guida interiore, è un affinare le percezioni sottili, è un fidarsi della propria intuizione. Il metodo che io utilizzo in genere nelle mie sedute con le persone, perché io lavoro. Utilizzo la tecnica del theta healing, del respiro, della meditazione, tante tecniche, però diciamo l'obiettivo del lavoro che mi piace fare è sempre una triangolazione, cioè un lavoro che siamo in tre a collaborare, io, la persona che si rivolge a me e l'energia divina, il creatore, gli angeli. E andiamo nella prima parte. Diciamo della consultazione, c'è cioè un momento di colloquio per capire, comprendere, ascoltare la persona e fare in modo che la persona ascolti se stessa. Ma poi nella parte energetica con il Theta Healing, così andiamo in meditazione e poi chiediamo al creatore, chiediamo l'energia degli angeli e io utilizzo questa cosa, cioè di far arrivare le risposte sia a me che alla persona. In genere cerco di far sempre dire prima alla persona le risposte che sono arrivate a lei. E siccome le persone pensano sempre di non sentire, di non capire, di non, come dici tu, non, ho difficoltà a capire il modo o come le guide ci dicono, io l'invito in quel momento è quello di dire la prima cosa che gli viene in mente. Cioè facciamo la domanda, quindi la domanda deve essere fatta in modo molto preciso, molto mirato. Fare la richiesta subito o una richiesta di risoluzione o una richiesta di comprensione, poi le prime cose che arrivano alla persona possono essere immagini, possono essere pensieri, possono essere emozioni, visioni, tante. La prima cosa che ti passa per la mente, dopo che diciamo, adesso magari lo facciamo anche nella meditazione, vedere qual è la prima cosa che ti arriva in mente. Lì è un qualcosa che ti viene suggerito in qualche modo o dalla tua anima di luce o dalle tue guide di luce. All'inizio non è importante fare la distinzione, l'importante è cominciare ad attingere alla fonte, diciamo, della nostra ispirazione. Per fare questo bisogna prima magari avere un po' meditato, avere ripulito un po' l'energia, aver chiamato i nostri angeli vicino a noi, le nostre guide, cominciare a percepire un bene vicino a noi, se ci sentiamo male pulire l'energia e poi dopo cominciare a chiedere e a vedere quello che ci arriva. Oggi magari, ma anche chi mi ha seguito altre volte, a volte io faccio chiamare gli angeli e ricevere dei doni, no? Quello che a voi vi viene in mente come dono, quello è ciò che è un primo contatto, è una forma di contatto con chi vi guida, con chi vuole il vostro bene. Noi dobbiamo pensare, perché è così che ci sono entità di luce che ci conoscono, che custodiscono i nostri sogni più luminosi e conoscono il nostro bene e che ci vogliono bene e che quindi vogliono darci pensieri, emozioni positivi per noi e quindi andare incontro a questa via di benessere, a questa conoscenza di amore verso noi stessi, che è veicolata da questa energia d'amore, che è l'energia spirituale dell'entità di luce. Laura chiede: buonasera, quale meditazione per ricaricarti? Io ne sento il bisogno ogni giorno. Adesso vediamo. Gevi dice: sono comunque vicina ad una persona che si unisce alla divina luce. Io faccio del mio meglio, ma purtroppo non ho i vostri poteri. Ok? Laura dice: esprimi pace e serenità, come fai? Aiuto, come fai a centrarmi anche in presenza di altre persone? Non lo so, grazie. grazie. Allora,
Gary, devo dirti questo, io faccio il mio meglio, ma purtroppo non ho i vostri poteri. Ognuno ha i suoi poteri, quindi l'importante è non paragonarsi agli altri. Cioè, siamo anime ricche tutti, cioè lo sono io e ognuna di voi, ognuno di voi lo è. Quindi la persona che è vicino a te è un'anima ricca come lo sei tu, ha una connessione con Dio, con gli angeli come ce l'hai tu. Solo che o ne è più consapevole o ha più sicurezza in se stessa, mentre tu devi acquisire questa sicurezza, devi comprendere qual è il tuo modo di rapportarti. Cioè, ognuno, questo non è che lo dico solo io lo posso esprimere chiaramente perché all'inizio del mio percorso, più di 20 anni fa, io andavo a questi seminari dove tutti vedevano, sentivano, percepivano, io non vedevo niente, non percepivo niente e questo paragone mi faceva male perché dicevo, ma come loro hanno i poteri, io no, loro vedono, io non vedo, loro percepiscono, io non percepisco. Però se ce l'ho fatta io, ce la potete fare voi. Ho continuato, ho perseverato, ho fatto i miei esperimenti. E cos'è che a un certo punto una cosa che mi ha aiutato è stato proprio quello che utilizzo con le persone, cioè ero un corso, un seminario, seguivo una mia insegnante in quel periodo e lei ogni volta diceva, ma Marina, mi diceva, non è possibile che tu non vedi, non percepisci niente, dai, dici che cosa hai provato almeno durante questa meditazione. E ho cominciato a raccontare delle sensazioni. Raccontando le sensazioni che avevo provato, è venuta fuori proprio tutta una storia, tutta una visualizzazione, per cui non era vero che io non avevo percepito niente, non l'avevo visto come visione, come tutti gli altri partecipanti, avevo avuto delle sensazioni e cercando di esprimere queste sensazioni, perché ero stata invitata a farlo, ho scoperto qual era il mio modo di ricevere, diciamo, delle stimolazioni durante la meditazione o anche poi più avanti anche dei messaggi. Quindi il mio modo di fare è anche se mi sembra, questo lo dico anche se ti sembra di non aver percepito niente, se lo avessi percepito cosa sarebbe? E quindi anche tu, se tu dici a me sembra che non mi arriva niente, beh, ma se lo avessi recepito cosa sarebbe? E le prime cose che ti vengono in mente vedrai che sono molto più illuminate di quello che pensi. A me così ha funzionato questo, poi dopo l'ho sviluppato di più in altri modi, si sono aperti anche altri canali, però paragonarsi non va bene e invece essere sicuri che qualcosa è arrivato va bene. Cioè, ok, mi sembra che non è arrivato niente, ma se fosse arrivato cosa sarebbe? Questo può essere un escamotage che si può utilizzare. Laura dice: quale meditazione fai per ricaricarti? Io ne sento il bisogno ogni giorno. Allora, io la mia meditazione personale per ricaricarmi, allora, quella che propongo nel libro Siamo anime ricche di valore e di qualità è: io non sono un corpo, io sono un'anima. In quanto anima sono connessa con Dio, con gli angeli, e in quanto anima sono ricca di valore e di qualità. E questa è una sequenza di carica energetica che ci aiuta, perché per ricaricarci dobbiamo un po', come dire, uscire dalla dimensione fisica per attingere alla dimensione spirituale. Però la frase che a me mi ricarica in qualsiasi momento velocemente è: io sono luce. Qualsiasi cosa io sto facendo in qualsiasi situazione è difficile per me, io riparto sempre, sempre da questa frase che mi riporta, diciamo, al centro di me stessa. E poi quando io dico io sono luce, visualizzo anche il mio corpo come luce, cioè le cellule del mio corpo come luce, quindi lo utilizzo anche per se ho male ai denti, se ho male alla testa. Cioè io sono luce, se la porto, riesco anche a interiorizzarla. A volte dico io sono un'anima di luce, e anche questo mi aiuta molto, ma io sono luce è proprio una cosa, un pensiero con cui riesco a informare anche tutte le cellule del mio corpo e anche a diradare dei mal di testa, se mi capitano, grazie a Dio non mi capitano spesso, o diciamo, se mi faccio male, o se qualsiasi cosa, diciamo, mi può accadere, o se ci sono delle esperienze negative. Quindi io per ricaricarmi utilizzo questa frase. Vediamo un po'.
più avanti. Sono le 21. Buonasera, buonasera Daniela. Buonasera Marina, è un piacere ascoltarti. Peccato che ogni tanto ti perdo, poi ti riascolterò in differita. Va bene, ciao, mi spiace anche a me. Maria Basile, io durante la meditazione vedo solo occhi, non capisco perché. È una bella domanda, non saprei dirti. Vedi solo occhi, dipende che sensazione ti danno, se ti danno una sensazione di inquietudine o se hai solo bisogno di essere vista, o se quindi magari c'è una compensazione di un bisogno di essere vista. Oppure questa è una cosa che non c'è un'unica, non c'è mai un'unica, diciamo, interpretazione, è una cosa che devi chiedere a te stessa. Perché vedo solo occhi? Che cosa mi stanno dicendo questi occhi? Interroga le tue emozioni e lascia che l'intuizione ti arriva. Dobbiamo piano piano imparare a fidarci delle nostre domande e delle risposte che ci arrivano. Abbiamo diritto di chiedere, magari anch'io a volte chiedo, non mi arriva, però insistere, chiedere e cercare di avere delle risposte. Magari non arriva subito, però magari dopo mezz'ora un pensiero attraversa la mente, oppure un messaggio alla televisione, un messaggio alla radio, una canzone. Ci può dare una risposta che cercavamo. Perché vedi solo occhi? Chiedilo a te stessa, perché vedo solo occhi? Che tipo di sensazione mi dà e come posso interpretare questa cosa qua? Chiedo un'interpretazione, ecco, chiedere l'interpretazione. Daniela, io da un po' di tempo a questa parte, quando vado al lavoro o altro, dico a me. Aspetta, scusate, ai miei angeli e entità di luce, ora andiamo tutti insieme al lavoro o altro, e questo mi fa sentire protetta e meno sola. Molto bello, brava, fai bene a farlo. Io ogni tanto quando andavo, lavoravo, non nel mio studio, ma dove andavo al lavoro, nel giornale dove lavoravo, andavo a volte in macchina, oppure quando vado in giro in macchina, immagino sempre di aver, se sono da sola, di aver seduto vicino a me un angelo con cui chiacchiero durante il percorso. Quindi è giusto essere accompagnati, noi siamo sempre accompagnati, prendere consapevolezza di chi ci sta accompagnando. Oppure se passeggiamo, immaginare di passeggiare con un angelo o chiamiamo un angelo, un arcangelo in particolare e chiacchieriamo con lui, oppure chiediamo qual è l'arcangelo o l'angelo con cui possiamo procedere, camminare e intavolare un dialogo con questa entità di luce e sentire cosa ha da dirci, sentire che energia arriva, che vibrazione c'è, che tipo di sensazione ci dà. Io in meditazione vedo spesso colori, a volte solo uno, altre faccio il giro. Ecco, questo è invece una cosa proprio tipica. Quando andiamo in meditazione, se siamo connessi col terzo occhio, cominciamo a vedere i colori, a volte uno solo, a volte invece i colori che cambiano davanti a noi. È proprio una tipica fase della meditazione che molti percepiscono. Laura, sì, grazie, anch'io lo faccio come te, perfetto. E grazie Alessandro, grazie per il cuore, grazie per tutto. Io direi che possiamo cominciare a fare una meditazione. Mi lascerò guidare dall'energia del momento. Ho di fronte a me la luna quasi piena con una bella stella che mi sta guardando, quindi mi lascerò anche ispirare dalla luna, perché anche la luna è una nostra guida di luce, ha delle informazioni da darci e sono qui, la luna, gli alberi, i fiori, voi. Siete tutti fiori, tutte entità di luce, anche voi. Lasciamoci ispirare dalla nostra identità di luce. Io adesso visualizzo 38 persone in diretta con me e a queste persone immaginiamo proprio 38 scintille divine che si uniscono, adesso sono 36, va bene? Siamo scintille di luce, scintille divine
che sono unite in questo incontro questa sera per ricordare, per rigenerarci, per ricaricarci, per ricordare chi siamo, per accendere la luce dentro di noi e creare una costellazione, come se ognuno di noi è una stella e insieme siamo una grande costellazione. La luna ci guarda. Siamo a ridosso della luna piena, tra qualche giorno, approfittiamo della notte per immaginarci come stelle, immaginare che noi siamo una costellazione, cioè un gruppo di stelle, un campo energetico stellare. Prima di continuare, vedo cosa dice Michela, non so se è possibile, ma io sono certa che non sono sola e sono aiutata e difesa da un angelo, uno spirito guida ed è molto forte. Come fare a rafforzare questa cosa? Consapevolmente la puoi rafforzare questa cosa semplicemente continuando, cioè dialogando, come dicevo, e cercando di stabilire una relazione con il tuo spirito guida. Adesso continuiamo la meditazione, chiudiamo gli occhi. Io sono un'anima di luce, io sono luce, io sono amore. E visualizzo me stessa come una stella, come un punto di luce nel cielo, nell'universo. E so che sono connessa con altre stelle, con altri punti di luce, con tutte le anime delle persone che sono connesse oggi con questa meditazione e che si connetteranno nei giorni futuri, rivedendola differita, creando questa costellazione di anime, quest'unione di anime. Io non sono un corpo, io sono un'anima. Io sono libera. Io sono tuttora come Dio mi ha creato. Dio è un'entità creatrice, ricca, infinita, pura. Perfetta. Quando all'origine Dio ha creato me come perfezione, che cosa ha creato? Dio è amore. L'amore mi ha creato come se stesso. Qual è quella parte di me che è stata creata direttamente dal creatore e dalla fonte di luce e di amore? Chi sono io? Che cosa ha creato Dio quando ha creato me come essenza di luce? Lasciate scendere, lascia scendere questa domanda dentro di te e comincia a farle spazio nel tuo cuore e nella tua interiorità. Chi sono io, al di là dei miei ruoli, al di là del mio corpo, al di là dei miei problemi, delle mie delusioni, delle mie esperienze? Chi sono io? Chi è in me colui che fa l'esperienza? Chi proviamo a vedere le prime
cose che ci vengono in mente. Provate a scrivere nei commenti le prime, qualsiasi cosa vi viene in mente, un'immagine, una parola, un suono, una visione, un sentimento, una sensazione. Chi sono io? E fatevi quella domanda. Non mi è arrivato niente, ma se mi fosse arrivato qualcosa, qual è la risposta che mi è arrivata alla domanda chi sono io? E scrivetela. Donatela al gruppo per creare l'energia di questa costellazione. Chi sono io? Da dove vengo? Dove sto andando? Qual è la mia essenza? Chi sono io veramente? E sbizzarritevi a dare le vostre risposte. A condividere le risposte che vi arrivano. Una, due, tante, non è importante. Ogni risposta è buona, semplicemente perché è quella che è arrivata a voi. E va bene così. Rosy dice autentica, grazie. Chi sono io? Datevi il permesso di rispondere. Perla. Simona dice perla, grazie. Andiamo avanti. Creiamo l'energia dell'anima condividendo. Roberta dice sono qui per aiutare chi è in difficoltà. Grazie. Andiamo avanti. Chi sono io? Chi sono io? Un seme, dice Laura, grazie. Luce, dice Cinzia, grazie. Rosanna dice una stella luminosissima, grazie. Chi sono io? Che cosa sono? Qual è la mia essenza? Da dove vengo? Lola dice amore incondizionato, grazie. Continuiamo a dare identità a questa costellazione che noi creiamo insieme. Daniela dice sono amore, grazie. Questa è l'identità della costellazione che noi stiamo creando oggi. La costellazione di anime. Chi sono io? Chi siamo noi? Io sono tuttora come Dio mi ha creato, sono un'anima di luce. Andiamo oltre le esperienze che abbiamo avuto, andiamo oltre l'illusione, andiamo verso la nostra identità, andiamo incontro a noi stessi, incontriamo noi stessi, noi stesse, percepiamo chi siamo, sentiamo. Ecco, dobbiamo entrare nella dimensione dell'essere e la dimensione dell'essere è un percepire, non è un pensare, non è un ragionare, è un sentire. Daniela dice sono un essere di luce, grazie. Percepire, sentire, questo ci aiuta a essere in connessione, non pensare, non riflettere, non giudicare. Sentire e percepire, lasciare arrivare. Maria Rosaria dice divina luce, grazie. Un bel respiro, pronti ad accogliere noi stessi, pronte ad accogliere noi stesse come stelle, come punti di luce nell'universo, punti di luce nel buio della notte. Punti di luce nell'oscurità. Marina dice
ho visto solo una immagine, un angelo visto di spalle che mi guardava sorridendo, mentre io ammiravo le sue ali. Grazie. Grazie. Chi sono io? Questa è la domanda che dobbiamo lasciare cadere dentro di noi, accogliere le risposte, perché ogni percorso spirituale inizia da questa domanda. Chi sono io? Per lasciare emergere le memorie di ciò che noi siamo all'origine. Come ho citato prima, ricito di nuovo le lezioni del Corso in Miracoli di questi giorni. Io non sono un corpo, io sono libero perché sono tuttora come Dio mi ha creato. Se io sono come Dio mi ha creato, chi sono io? Che cosa ha creato Dio quando ha creato la mia essenza? Passare dalla modalità del fare alla modalità dell'essere è molto importante. Lasciati semplicemente essere, semplicemente essere. Rileggerò quello che è stato detto. Io sono autentica, io sono perla. Io sono qui per aiutare le persone in difficoltà. Sono un seme, io sono luce. Io sono una stella luminosissima. Amore incondizionato, amore, un essere di luce, divina luce. Ho visto un angelo e mi guardava sorridendo mentre io ammiravo le sue ali. Un'anima che fa esperienza in un corpo fisico, dice Daniela. Grazie. Rosanna dice una luce nell'universo. Laura dice le parole di dolcezza e leggerezza. Grazie, grazie a voi. Ok. Immaginiamo di essere stelle nel firmamento e di illuminare con la nostra luce la notte, l'oscurità. Qual è la luce che noi portiamo? Qual è il dono che noi portiamo al mondo? Qual è la mia capacità, la vostra capacità, di ognuno di noi, ognuno lo chiede a se stesso, qual è la mia capacità di portare luce in questo mondo? Qual è il mio talento? In che modo io porto luce? Immaginate di essere stelle che illuminano l'oscurità e insieme a voi ci sono guide, angeli di luce che vi ispirano, che vi suggeriscono qual è il vostro talento, qual è la vostra capacità. Quindi se io sono una stella e non sono solo, vicino a me entità, guide di luce, chi è con me? Chi è con me che mi guida, che mi illumina sul mio destino, sul mio cammino? Prima mi sono domandata chi sono io. Ora mi domando chi è con me. Chi è con me per mostrarmi qual è il mio talento, per mostrarmi qual è la mia capacità di illuminare l'oscurità? La seconda domanda che possiamo chiederci e farci su un percorso spirituale è: chi è con me? Chi sono io, un'anima di luce? Chi è con me per illuminare l'oscurità? Proviamo a vedere che cosa vi arriva anche qui, la prima cosa che vi viene in mente. Marina ha già visto un angelo. Rosa dice: io sono amore, rosso, rosa, viola, grazie.
anche se non vi arriva una risposta, diciamo, logica. Va bene, quando pensa, quello che vi arriva, qualsiasi cosa vi arriva, quando pensate chi è con me o come io posso illuminare l'oscurità, va bene, scrivetelo. Ceci dice un angelo, grazie. L'importante è offrire a questa costellazione di anime che noi siamo quello che vi arriva. Perché l'energia la creiamo noi quando lasciamo emergere quello che ci arriva. Grazie con me, chi mi mostra le mie doti, quali sono le mie doti che mi vengono mostrate per essere una stella che illumina l'oscurità. Rosanna dice amore puro con un angelo, grazie. Maria Rosaria dice giustizia, grazie. Lola dice Arcangelo Gabriele, grazie. Simona Lentini dice aria, grazie. Laura dice la natura, grazie. Cerchiamo di sentire interiormente le emozioni che si creano in noi, percepire. Ok? La modalità dell'essere sta nel percepire, nel sentire. Simona dice i colori, grazie. Cinzia dice mare e cielo, grazie. Percepiamo l'energia di quello che ci arriva attraverso le parole che scriviamo, l'energia che è arrivata a noi che ci ha spinto a scrivere quelle parole. Rosy dice la guida della pace, grazie. Chi sono io? Chi è con me? Che cosa sono venuta qui a fare? Anche qui la prima cosa che vi viene in mente, che cosa sono venuta sulla terra a fare in quanto anima? Che cosa sono venuta qui a fare? Se lo volete condividere è sempre bello, è un aiuto per tutti, è un creare energia nella costellazione. Ma se vi viene in mente, siete timidi, scrivetelo su un foglio di carta per ricordarvelo. Le vostre guide sono vicino a voi, i vostri angeli sono vicino a voi in questo momento. Cercate di accogliere le prime cose che vi vengono in mente. Allora, Rosy aveva detto la guida della pace, grazie. Cecilia dice ascolto e sorrisi, grazie. Roberta dice una cascata di acqua limpida, grazie. Laura dice il volto di Gesù e le ali grandi di un angelo, grazie, grazie a te Laura. Maria Rosaria dice leggerezza e Rosanna dice ad imparare, sono venuta qui ad imparare. Grazie, grazie a tutte perché immagino che voi sappiate quello che percepite quando vi arrivano queste informazioni e questa è l'esperienza che io voglio creare in questi incontri. Maria Rosaria dice sono venuta a sperimentare, grazie. Laura dice fiorire, grazie. Adele dice scusa, sono entrata in questo istante, grazie. Stiamo cercando di lasciare emergere dei pensieri di luce.
Simona dice sostegno, Daniela dice cercare di rassicurare le persone, grazie, grazie. Alessandro dice anche io sono qui per ascoltare e imparare, grazie. Lola dice a stimolare gli altri a ritrovare la propria strada, grazie. Adele, e non è un caso, grazie. Quindi cosa sono qui a fare? Chi sono io? Chi è con me? Che cosa sono venuta qui a fare? Queste sono le tre domande che ci siamo chieste in questa meditazione di oggi. Cinzia dice fluidità, grazie. E sono domande che ogni tanto dobbiamo darci la possibilità di farci per permettere all'anima di parlarci. Per passare dalla modalità del fare alla modalità dell'essere, quindi per, come dire, risvegliare l'essenza. Quando diciamo che siamo anime ricche di valore e di qualità, stiamo lavorando sull'essenza di noi stessi, non sul fare, non sul divenire. E a volte uno può dire, ma come questo mi può aiutare nella vita concreta? Piano piano questa luce che risvegliamo in noi illuminerà la nostra vita e il nostro percorso e quindi ispirerà il nostro fare. Esiste un momento per fare, esiste un momento per essere. Rosy dice: sono venuta a cercare la gioia, grazie. Antonella ha detto grazie, la ringrazio io anche te. Ceci dice sono venuta ad evolvermi, grazie. Queste sono risposte dell'essere, della nostra essenza. L'essenza è importante perché se io sono, io faccio. Se io faccio, non so più chi sono. Se io faccio, faccio, faccio senza sapere chi è colui che fa e perché lo fa, e che cosa lo spinge a fare, dopo un po' mi perdo. E noi siamo molto sollecitati a fare, a performare, a dimostrare. E questo non è sbagliato, diciamo in assoluto, però esiste un momento in cui io devo scegliere la dimensione dell'essere. Perché poi dopo se no ci ritroviamo in carenza e quindi diciamo non sono me stessa, non faccio la vita che vorrei, vorrei imparare ad vorrei riuscire ad esprimere di più me stessa e poi magari però non so cosa esprimere quando voglio esprimere me stessa, non so cosa voglio esprimere di me. Quindi chiedermi chi sono, chi è con me. Stabilire una relazione con l'entità di luce che sono con me, dialogare a quel livello mi permette di dialogare con l'anima e poi chiedermi cosa sono venuta qui a fare. Sono linee guida. Inizialmente i due momenti del fare e dell'essere potranno essere un po' separati, ma piano piano andranno a fondersi. Adele dice, in questo momento sono confusa, non so cosa sono. Grazie Adele. Accogli e accetta la confusione, il non sapere, perché a volte quando meditiamo ci arrivano pensieri di luce, a volte invece ci arrivano proprio i nostri disagi, le nostre incapacità di definirci. Sapere di non sapere, lo diceva Socrate. È sempre una cosa buona. Non so cosa sono, può essere quel ponte verso la conoscenza che è il sapere di non sapere. L'accettare di non sapere e quindi aprire una porta verso l'ignoto, che poi però è una porta che ci porta verso la nostra interiorità. Quindi Adele, accogli te stessa, la confusione, il non sapere cosa sei. Osservati. Grazie, grazie a te. Quindi lasciamo
La cosa sempre importante è trovare il positivo in quello che stiamo vivendo. Perché noi siamo esseri intelligenti. E l'unica cosa che non va bene nel pensare, in questo momento sono confusa, non so cosa sono, è pensare che è uno stato di carenza, di non essere abbastanza, di inadeguatezza, no? Magari questo è uno stato di conoscenza, è una via, un viatico della conoscenza. E quindi così ci diamo la possibilità di permettere alla nostra conoscenza interiore, alla nostra intelligenza di emergere e di mostrarsi e rivelarsi. Grazie anche a te, Adele, grazie a tutti quanti. Io credo che dovremmo essere arrivati alle 10. Se qualcuno mi dice qual è l'orario, poi vedo come arrivare alla conclusione. Adele dice impotenza. Sì, impotenza è quello che tu percepisci, quello che tu senti, non è quello che tu sei, però è una sensazione di impotenza. Quando ho letto quella parte del libro, Siamo anime ricche, in cui diciamo tutta illusione può essere disfatto, anche tutto è illusione, quindi può essere disfatto, anche il senso di impotenza, se non ti piace, può essere disfatto. Grazie Alessandro, che sono le 10:15, adesso concludiamo. Quindi Adele accetta che senti l'impotenza. Però se non ti piace sentire l'impotenza e non ti riconosci, non ti dà un'idea di te che ti rende felice di essere così, puoi scegliere che Dio non ha creato un essere impotente, ma ti ha creato ricca di valore e di qualità. Però puoi fare l'esperienza dell'impotenza, pensando che è un'esperienza che l'anima fa, perché siamo qui per conoscere il bene e il male, il buio e la luce. E quindi accettare l'esperienza, vivere l'esperienza e poi andare oltre e fare esperienza magari del tuo potere dopo aver sperimentato l'impotenza. Spesso l'impotenza è un passaggio, è un viatico per arrivare a sperimentare un vero potere spirituale. Perché l'impotenza non è mancanza di potere, è solo una dose piccola di potere, una dose bassa di potere, devi solo aumentarlo. E quindi cercare una via di completamento, di riconoscenza, di riconoscere te stessa e di essere grata per l'esperienza che fai, anche di un'esperienza, diciamo, negativa, per trasformare poi il buio in luce. Adesso siamo ai saluti, Anna Chiara mi dice grazie Marina, anche Ceci, grazie a voi, Adele manda i cuori, grazie, sono le 22:15, grazie Maria Rosaria, grazie, grazie a tutti, grazie a tutti perché mi date l'orario, io credo che dovrò concludere, quindi Adele accogli te stessa, anche l'impotenza, tanto sei un'anima ricca di valore e di qualità, un'anima di luce, il potere è in te. Puoi tranquillamente fare l'esperienza dell'impotenza e ritornare alla tua luce e a fare un'esperienza che ti riporterà al potere. Credi nel tuo potere e vai avanti. Adele, buonanotte, grazie, parole illuminanti. Grazie a te, grazie a tutti, grazie Rosa. E ci vediamo di nuovo sabato prossimo, l'8 di agosto. Poi dopo ci rivedremo a settembre. Sono molto contenta, oggi è il 1° di agosto, quindi spero di aver seminato, di avervi aiutato a seminare, piantare dei semi di luce dentro di voi per sviluppare la vostra essenza di luce. E oggi è l'1/8, l'8/8 ci vedremo la prossima volta, quindi 8 è il numero dell'infinito. E che questi semi di luce crescano nell'abbondanza, nella prosperità, nella luce del Creatore per il vostro bene, per il vostro benessere, il benessere di tutti noi sulla Terra in questo momento, per l'umanità intera. Che
che ci siano sempre buone prospettive di luce per tutti noi, dentro di noi, nei nostri pensieri, nella nostra mente, e che queste prospettive di luce, questi pensieri di luce interiori si riverberino nel mondo, intorno a noi, nella nostra vita, nella vita di chi ci circonda. Ciao Maria Rosa, meravigliosa diretta, grazie di cuore, grazie a te, grazie Cinzia, grazie Rosanna. Grazie Laura, grazie a tutte. Ci vediamo sabato prossimo per una nuova diretta. Siamo anime ricche di valore e di qualità. Un abbraccio e alla prossima. Ciao.